Liguria è importante sapere che quando si ha nel pensiero un progetto di vita bisogna sfidare tutti per attuarlo e andare contro tutte le avversità, essere molto sicuri di quello che si ama e difenderlo fino alla fine. Cosa trova di straordinario nella materia pittorica di Burri? Di straordinario trovo che lui è riuscito a farla diventare pittura. In materia diventa pittura, non è più straccio, non è più ferro, non è più legno, diventa colore e diventa, diciamo, qualificata pittura. Qual è la straordinarietà di Burri per lei? Bisogna capire il dopoguerra italiano, no? gli anni dopo la guerra, e lui è effettivamente c'era tutta una pittura tonale, no? E lui ha avuto il coraggio di avere un'espressività, cioè che non era legata mani e piedi a una pittura tradizionale, di tradizione, non tradizionale ma di tradizione, e per questo è amabile. E oggi che contributo ha dato all'arte contemporanea in generale? Il contributo sociale, l'arte, quello che dicevano i più vecchi, che da un quadro nasce un altro quadro. No, allora il contributo è effettivamente di questi quadri è un'apertura. Ecco, è un'apertura poi seguita forse diversamente, ma però lui ha contribuito molto. Ecco. Bisogna sapere di Burri che è stato un artista che ha aperto tutte le strade che percorrono oggi gli artisti della postmodernità. È stato un artista formidabile in un contesto mondiale, perché ha tenuto testa a tutti i movimenti che nel suo stesso periodo si affacciavano sia in Europa che in America. Ha creato delle condizioni assolutamente prioritarie rispetto agli svolgimenti linguistici che si sono svolti sia in Europa che in America, e poi è la qualità inarrivabile di questa sua opera, che ha una forza talmente titanica, io chiamerei michelangiolesca, perché misurarsi con queste dimensioni e con le dimensioni delle sue opere significa veramente avere una forza, un valore interno, morale e estetico, che sono veramente rarissimi.